E ora parliamo di calcio. Oggi c'è stato il successo dell'Under 21 di Gentile, che si è qualificata per la fase finale degli europei. Pokerissimo di gol, quasi un allenamento, e chi l'avrebbe mai detto? Anche perché il calcio polacco da sempre a livello nazionale ha il vizio di metterci in difficoltà. E invece l'Under 21 di Gentile vince 5-2 a Varsavia, e la partita di ritorno mercoledì prossimo a Reggio Calabria servirà a collaudare schemi e provare nuovi giocatori, perché la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo di categoria non è in discussione. Dopo il gol lampo, dopo appena 3 minuti, del parmense Bonazzoli su errore del difensore di casa Novak, ecco la traversa di Maccarone e il 2-0 ancora di Bonazzoli dopo la punizione del capitano trascinatore Pirlo. A fine primo tempo la terza rete del difensore, anche egli adesso al Parma, Matteo Ferrari, con questa rovesciata sul centro del solito Pirlo e palla deviata da Cislieschi. Dominio degli azzurri dunque, con un centrocampo solido e ispirato, e nella ripresa il 4-0 è dell'empolese Maccarone su assist di Marchionni. Solo nel finale la squadra di Gentile, che punta a imitare i successi dei precedenti fortunati tecnici Maldini e Tardelli, si rilassa, permettendo ai polacchi di segnare 2 volte in 3 minuti, con Lewandowski prima e Gorawski poi. Ma la cinquina è in arrivo, autore l'udinese Iaquinta, che nel secondo tempo ha sostituito Bonazzoli. Ed ora la festa di Reggio Calabria.